È davvero un momento di grande opportunità, soprattutto in questo momento di crisi, e quindi non possiamo che in questo momento dare la parola al padrone di casa, al sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ci saluta e insomma avrà certamente capito cosa rappresenta questa giornata. Well, thank you so much for your kind introduction and the video, which is very educative for me and I guess for most of you. I will say a few words in English and then I will go ahead in Italian. First of all, Mr. Chairman, Excellencies, dear guests, welcome in Campidoglio. This is the house of Romans, and we are very, very pleased to have you here today. We are honored that the Halal International Convention is happening in Italy, and as I say to some of you in other occasions, Rome does have the ambition to become more and more international. Your presence here is very important to me, is very important to Romans, is very important to our society, our culture, is important to exchange and also for our economical growth. So really, from the deep of my heart, thank you so much for being here today. Oggi è una grande occasione per approfondire un reciproco scambio culturale, ma è anche l'occasione per conoscere l'attenzione che il mondo halal internazionale ha nei confronti dell'Italia e di Roma. Un grande interesse, così come dimostrato dalla presenza di tante delegazioni diplomatiche, di delegazioni estere, provenienti da 30 paesi che oggi sono qui rappresentati. Per questo abbiamo accolto con piacere l'opportunità che ci avete offerto. La nostra amministrazione vuole essere molto attenta e molto ricettiva a tutto ciò che investe la cultura, il turismo, l'accoglienza e gli ambiti internazionali nel loro complesso. Roma è una città che ha in sé una naturale vocazione internazionale, che si esprime a tutti i livelli e che noi stiamo rilanciando con strategie precise perché la capitale d'Italia torni a ricoprire quel ruolo che per storia e tradizione le competono. Per questo il nostro interesse è rivolto in particolare ai settori della cultura e del turismo, un settore considerevole che stiamo valorizzando con obiettivi strategici e che ha un posto di primo piano nel programma generale di questa amministrazione. Roma è l'emblema del nostro, diciamo, brand nazionale, il punto di forza di tutto il nostro sistema di rappresentazione e comunicazione nel mondo, ed è per questo che stiamo lavorando per rafforzare le politiche legate alla cultura e al turismo. Lo stiamo facendo anche con strumenti innovativi. Io spero che coloro che risiedono a Roma, perché rappresentano paesi importanti per noi e sono qui oggi in quest'Aula, possano essere presenti il 21 di aprile, quando daremo vita in un modo diverso, straordinariamente diverso, a una parte dei fori imperiali. Nel nostro paese ci sono delle persone importanti nel settore della divulgazione scientifica. Uno di questi, conosciuto, un volto noto a tutti gli italiani, è quello di Piero Angela, e attraverso la tecnologia che egli ha maturato nel suo lavoro di divulgatore, dal 21 di aprile, dalla sera del 21 di aprile, il giorno dei Natali di Roma, avremo una parte dei fori imperiali che vivrà anche di notte, con ricostruzioni tecnologiche attraverso la luce e ologrammi. Si potrà vivere e ascoltare in cuffia, in sei lingue diverse, un racconto di come viveva Roma ai tempi di Augusto, 2000 anni fa. Un modo nuovo per vivere questo meraviglioso spazio anche di notte. È fondamentale dunque guardare alla promozione in Italia e all'estero, ma è ancora più importante dare particolare attenzione, come è stato detto nell'introduzione e nel filmato, ai mercati. Mercati spesso con esigenze nuove,
a cui è necessario dare risposte giuste e nei tempi giusti. E noi queste risposte le vogliamo dare. Roma, lo sapete bene, è una città unica al mondo, una città con una storia millenaria, ma siamo perfettamente consapevoli che oggi questo non è più sufficiente a garantire flussi continui e regolari di turismo. Le sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno sono sempre più incalzanti. Io vi do un dato per dire la corsa che abbiamo iniziato. Ad esempio, voi siete qui per un convegno, il turismo congressuale oggi è molto molto importante e Roma, nonostante tutto quello di cui dispone, purtroppo non ha sfruttato sufficientemente queste opportunità. Pensate che Roma non è neanche tra le prime 20 città del mondo per turismo congressuale, la prima città nel mondo è Vienna e quindi abbiamo un gran lavoro da fare e io ne sono molto molto consapevole. Le sfide che dobbiamo affrontare sono quindi, dicevo, sempre più incalzanti, sfide ancor più complesse, soprattutto in questo particolare momento storico e sociale. Per noi è fondamentale investire nella promozione dell'immagine di Roma nel mondo e garantire la qualità dei servizi nella nostra città, ma è altrettanto fondamentale sostenere la diffusione della cultura dell'accoglienza e affiancare gli operatori del settore per garantire l'allargamento del mercato verso cui l'intero settore turistico romano, come quello italiano, ha un grande interesse. Un esempio è dimostrato dal fatto che Promo Roma, società della Camera di Commercio di Roma, sarà la prossima estate a Dubai per un primo scambio con i tour operator degli Emirati. Una visita che sarà ricambiata entro l'estate dagli stessi tour operator degli Emirati qui a Roma per un primo scambio di richieste e necessità legate all'accoglienza. In questo contesto sono convinto che la convention internazionale di oggi sia un'importantissima opportunità per candidare Roma e l'Italia a diventare un punto di riferimento nel mercato halal. Roma, con il suo bagaglio culturale e artistico, con le sue tradizioni, può rappresentare, insieme a tutto il nostro Paese, un sistema turistico ed economico d'eccellenza. Per accogliere e attirare quella parte di turisti che con la certificazione halal trovano nel cibo, negli alberghi, ma anche, ne parlavamo prima, nei farmaci, nei prodotti, la sicurezza che tutto ciò è in linea con quanto dettato dalla religione musulmana e poter quindi fare affidamento su un consumo garantito. Anche attraverso accorgimenti di questo tipo è possibile accrescere la qualità dell'accoglienza di una città come Roma. Per questo credo che l'estensione dell'applicazione della certificazione halal ad alberghi, negozi, centri di produzione e in tutti i campi ove possa essere applicata sia utile per accrescere una ricettività consona alle diverse esigenze del mercato turistico internazionale. Cultura e turismo, dunque, ma non dobbiamo dimenticare anche l'importanza fondamentale di un altro settore, il settore dell'esportazione di prodotti locali, romani e italiani, che possono interessare i consumatori di religione musulmana in tutto il pianeta. Oggi il momento economico che attraversiamo è di straordinaria delicatezza. Dobbiamo quindi considerare che esportare prodotti italiani con il marchio di certificazione halal sarebbe di sicuro un aiuto importante per le nostre imprese, che potrebbero essere più presenti sui mercati esteri, mercati importantissimi. Abbiamo ascoltato i numeri, come la Malesia e l'Indonesia, dove i consumatori raggiungono la cifra di 300 milioni, rappresentando così il mercato più importante di tutto il sud-est asiatico. 300 milioni di consumatori rappresentano un bacino importantissimo che abbiamo il dovere di tenere in considerazione per le nostre politiche di esportazione. È facile comprendere quanto sia grave sapere che una mozzarella turca riconosciuta con il marchio halal diventi un prodotto di facile esportazione e di consumo quotidiano, mentre quella italiana, priva di questo tipo di certificazione, non ha le stesse possibilità di mercato. Sono questi gli sguardi lunghi di cui dobbiamo riappropriarci per strutturare una nuova politica di esportazione. Oggi più che mai necessaria per tentare di ridurre gli effetti di una crisi che sembra non voler diminuire. A mio avviso però, e lo dico da sindaco che rappresenta la comunità
che sono stato chiamato a rappresentare, vi è anche un altro aspetto che mi piace ricordare, perché tocca direttamente, forse più nel profondo, la vita quotidiana dei nostri cittadini. A Roma, ogni nostra azione è volta a valorizzare e a crescere il sentimento solidale e di rispetto delle diversità culturali. Sono entrambi caratteristiche molto vive nella nostra città, dove la società interculturale è sempre più viva e presente, e io per questo ve ne sono davvero grato. Sono convinto quindi che anche lo scopo di rispettare le esigenze di ogni comunità, che oggi costituisce lo straordinario mosaico romano, sia importante prendere in considerazione tutto quanto viene promosso dal World Halal Food Council. Grazie dunque per questo incontro, attraverso il quale possiamo promuovere e investire insieme in iniziative di integrazione e di sviluppo economico per le nostre comunità, creando quel valore e quell'attenzione necessarie per agire verso una sostenibilità economica e sociale e uno sviluppo culturale nel rispetto delle esigenze locali. Grazie a tutti voi dunque. Grazie al consigliere capitolino Fabrizio Panecaldo e da Aziz Darif, per diversi anni consigliere aggiunto in Campidoglio, che hanno seguito insieme con attenzione una tematica così importante. Welcome in Roma and I wish you a very successful meeting. Thank you so much.